sia, diciamo, sterile nel periodo della campagna inclusa. Cosa accade? Qual è la molla che fa, diciamo, a questi giornalisti un po' ravvedersi? Ma intanto, vabbè, diciamo, le doppie sono 35-36 e lì è cambiato molto, anche per certi versi si comincia, durante la campagna dell'Iovia, comincia a vedersi una cosa molto chiara, che Mussolini, parlo però di politica estera, in politica estera Mussolini abbandona la vecchia politica, diciamo, di alleanza con i vecchi alleati della prima guerra mondiale, l'Inghilterra e la Francia, e comincia una marcia, diciamo, di avvicinamento alla Germania. Allora, però lì occorre fare una precisione, occorre precisare una cosa. Lui non è che Hitler era da poco al potere, siamo nel 35. Hitler ha delle mire naturalmente dell'Europa centrale, era la sua mira precisa, era la zona danubiana, diciamo. E l'Austria nel 34 tenta già subito. Nel gennaio del 33 prende il potere, nel 34 tenta già l'Anschluss verso l'Austria, che fallisce, è sanguinoso perché muore il cancelliere austriaco che era difeso da Mussolini. Mussolini manda al Brennero le famose divisioni per far capire a Hitler che se prova a far vincere dell'Austria avrà l'Italia contro. Quindi c'è un momento di grande tensione, è il momento iniziale. Le mire quindi hitleriane sono verso l'Europa, che però sono, è un'Europa lamiana a cui guarda anche Mussolini, sono anche i mercati dell'Italia, che l'Ungheria in particolare aveva dei rapporti abbastanza con l'Italia fascista, aveva dei rapporti, eccetera. Quindi lì ci potrebbe essere attivo. Quindi Hitler, in un certo senso, favorisce, incoraggia l'impresa etiopica per mandare Mussolini in Etiopia e per avere le mani libere. Le potenze europee fanno del grosso errore dell'embargo, eccetera, e soprattutto la società delle nazioni. La società delle nazioni sta vivendo il momento peggiore della sua vita, perché la società che poi era l'ONU tra le due guerre, diciamo, la società delle nazioni, che cos'è? Nasce orfana, era nata orfana. Che la società delle nazioni è una creatura di quel grande utopista che era stato Woodrow Wilson, il presidente americano che aveva fatto la guerra e che aveva portato il paese. Perché una volta vinta la guerra, Wilson cerca di organizzare un mondo che effettivamente non torni a fare la guerra. E quindi mette in piedi questa idea utopica della società delle nazioni, con 22 articoli che la precedono, che sono praticamente l'autodeterminazione dei popoli, è veramente il libro dei sogni per l'epoca. A questo punto prende tutto il pacchetto della sua utopia, torna in America e va al congresso e lo bocciano. Per cui si trova l'autore, diciamo, della società delle nazioni, il padre, rimane fuori della società delle nazioni. Quindi la società delle nazioni è un organismo che dal 22-23 in poi verrà diretto dagli inglesi, fondamentalmente il segretario generale la tratta con gli inglesi. Quindi lo strumento franco-inglese, per capirci. Quindi quando c'è la guerra d'Etiopia, la società delle nazioni condanna, sono inglesi e francesi che condannano, non a modo suo. Quindi Mussolini va là e chi lo aiuta è Hitler, e addirittura lo aiuta dandogli le armi, lo rifornisce di armi per farlo stare lì e continuamente dà le armi agli etiopici, per farlo arrivare il più possibile a quella. Lui più sta là e meglio è, e lui sta là quegli 8-10 mesi che gli servono per battere, diciamo, per vincere questa guerra, che poi è un massacro, non è una guerra. C'è uno scrittore inglese che è presente e dice: ma che volete dire? Io vedevo questi poveracci, minacci, scudi che partivano al fronte, tornavano più massacrati da anni e tutto quanto. Però l'Italia è il trionfo del sogno immediato. Allora a questo punto scatta una molla nel
anglosassone, ma soprattutto americano, perché a questo sono sensibili. La nazione debole che viene aggredita, la nazione debole che in qualche modo viene aggredita da un prepotente, da uno che sta, come dire, sta massacrando un popolo che in fondo non è. E quindi man mano si comincia a spostare su posizioni di diffidenza e poi di critica verso il suo. Attenzione, però c'è un fenomeno strano, che i corrispondenti americani che seguono le truppe italiane, che sono al seguito, sono tutti filofascisti. Quindi c'è questa cosa strana. Sullo stesso giornale, faccio l'esempio del New York Tribune, ci sono gli articoli di questo Whitaker, che è un filofascista, poi diventerà antifascista assoluto, ma diciamo che fa, è vicino a quelli di Clinton Wells, che invece segue le truppe del Deus, che è decisamente, no? Per cui il lettore che legge dice, ma qui ci sono due giornali diversi. Ecco, i filofascisti che seguono le truppe italiane lo sono di tutto, lo sono filofascisti molto molto convinti. E c'è un personaggio importante che poi io seguo molto, perché è un personaggio che sarà importantissimo nel proseguo, è questo giornalista Herbert Matthews. Herbert Matthews sarà importantissimo, all'epoca era un giovane corrispondente, era un filofascista. Lui lo dirà esplicitamente poi nelle memorie: io sono stato fascista perché amavo l'Italia e confondevo l'Italia col fascismo. Quindi amavo l'arte italiana, la cucina italiana, amavo l'Italia e per me l'Italia era fascista. Quindi, lo ammetterà e poi farà un'altra scelta. Uno di quelli che sarà espulso poi, mandato in Italia. Lui va in Italia, segue le truppe italiane e scriverà un libro anche, che addirittura in America non lo vogliono pubblicare perché è talmente filofascista che diceva, questa era la propaganda. Insomma. Però è una penna sopraffina, una penna sottile quella di Herbert Matthews. Dopodiché lo mandano in Spagna e segue i rossi, sta dalla parte dei repubblicani. E incontra Hemingway che ormai la lunga pezza era guarito da quel breve del 23, quel breve interludio filofascista, è un Hemingway che sta in Spagna a picchiare sui fascisti. E quindi lui a un certo momento vede il fascismo nella giusta luce in Matthews e comincia a scrivere, guardate, Matthews è il corrispondente del New York Times, quindi stiamo parlando di un giornale che faceva opinione. Lui scrive e scrive anche pesante, tant'è che il giornale New York Times si trova in imbarazzo perché è letto pure da cattolici americani e cattolici americani che stanno con Franco perché perché questi repubblicani, questi rossi bruciano le chiese, uccidono i preti, eccetera, eccetera. Quindi tutto il mondo cattolico americano sta con Franco e sono lettori del New York Times. Per cui si trovano praticamente questi lettori in imbarazzo, cominciano a mandare lettere di protesta con questo corrispondente che sembrerebbe uscire dal segnale. In realtà lui ha fatto una scelta molto coerente, tant'è che lui seguirà addirittura i profughi poi repubblicani che trovano rifugio in Francia, li seguirà fino in fondo, li seguirà fino all'ultimo, descriverà le sofferenze di questi ex combattenti. Tra l'altro c'è una bellissima foto. Lui era molto amico di Robert Capa, grande fotografo, grandissimo fotografo anche della guerra civile spagnola. C'è una bella fotografia di Robert Capa che fa da sola, è un libro di storia. Poi se vuoi tempo, particolarmente, c'entra anche con le donne. Robert Capa fa questo scatto che è bellissimo, si vedono tutti questi ex combattenti repubblicani, ancora vestiti inquadrati dai soldati francesi che vengono portati dentro i campi, vengono internati. È una foto drammatica, drammatica. Questi che vengono da 3 anni, 4 anni di guerra civile sono disfatti, li prendono, sembra una mandria e li stanno accompagnando. E c'è questa foto che di Capa che è secondo me immortale. Ecco, Robert Capa è molto amico di Herbert Matthews e tutte e due denunciano questa cosa dei repubblicani spagnoli che ritrovano rifugio in Francia ma in realtà vengono internati dal governo francese. Allora, il Matthews poi, dalla Spagna, finita la guerra civile, verrà mandato dal suo giornale in Italia. Siamo nel 39.
sa perfettamente come è schedato. Quindi dirà al suo editor di New York: signore, ma voi mi mandate in Italia, ma questi mi cacciano su, sanno perfettamente come la penso. Ci fa la luce di andare perché il nostro corrispondente non c'è più, insomma, che fai. Quindi viene in Italia, sta in Italia, addirittura sta in Italia fino allo scoppio della guerra dall'America, e in quel, viene addirittura internato dalla regina fascista, perché viene sorpreso dalla guerra e quindi viene preso in Italia e viene liberato dal 40. Ma è perfetto, cioè colui il quale scopre Fidel Castro, cioè colui il quale durante le prime, infatti c'è un bellissimo libro su di lui, l'uomo che inventò Fidel Castro. Gli americani gliela tirano, gliela hanno tirata fino alla fine, perché lui che cosa ha fatto? Quando Batista, il dittatore cubano, sostenne di aver ammazzato Castro, ormai Castro è morto, in realtà Herbert Mathews riceve da un suo informatore a Cuba, riceve la notizia che Castro è vivo e sta sulla Sierra. Per cui lui che cosa fa? Di nascosto clandestinamente va a Cuba e raggiunge Castro sulla Sierra Maestra e lo intervista e fa, esce fuori, dai suoi fuori, 3 puntate sul New York Times dell'intervista a Fidel Castro, con foto, cioè guardate, Castro non solo è vivo, ma qui raccoglie anche combattenti, eccetera, eccetera. Per cui fa uno scalpore enorme, sostanzialmente presenta Fidel Castro a un pubblico internazionale. Non gli hanno perdonato, quando muore per me su quasi quasi un importante, se pure una figura di spicco dell'importanza del Menos, almeno di fare delle cose, diciamo, perché questo ha scoperto Fidel Castro, ne ha parlato certi tempi. Io quando stavo scrivendo questo libro sono andato al palazzo della importanza, che adesso è nuovo, è bellissimo, che capita molto che devo consigliare la visita, lo ha fatto Renzo Piano, nostro grande, nostro architetto, è bellissimo, il palazzo è bellissimo. Io sta sull'ottava strada, io andai dall'archivista per cercare documenti, andai dall'archivista del New York Times e chiesi di Herbert Mathews. Questo piangeva, questo aspetta un momento, è tornato con un pacco di libri suoi che io ho letto tutti, perché lo vedi, andava a cercare documenti e libri. E lui mi disse i libri, mi dice, ma lei non hai visto i libri? Aveva il fatto di chiaro, dice, per noi è. Grande, una cosa enorme, una cosa grande, e mi ha raccontato alcune cose della vita interna di Herbert Mathews, e poi viene isolato, eccetera. Ecco, Herbert Mathews viene in Italia, uno corrispondente di Italia, se in Italia viene espulso inizialmente, poi rientra perché intervengono le ambasciate, ma poi viene arrestato quando c'è lo scoppio della guerra, quindi si passa 6 mesi internato e poi viene liberato. Quindi quando la guerra d'Etiopia prende corpo, moltissimi di questi che seguono le truppe italiane sono affascinati da questa macchina bellica che Mussolini mette in piedi. La macchina bellica che interrompe veramente. C'è una descrizione della battaglia della Maratana, diciamo, da parte di Raymond Packard, che era presente della United Press, che è veramente commovente perché ti dà la sensazione proprio di quello che i due eserciti come si affrontano. La guerra, questi venivano armati tutto su sta piana, su sta altipiano, e sopra c'erano questi poveracci che si bagnavano, e Raymond Packard che seguiva con il binocolo da lontano diceva fanno bene, perché non sanno quello che mi stanno a preparare da sotto, si vedevano salire verso la Maratana, si vedevano salire queste truppe italiane per mezzi corazzati e tutto quanto, e questi sopra che cercavano, quindi una guerra in mano. Ecco, l'anima americana dell'altra America reagisce a questo e comincia a diventare difficile fare propaganda per il fascismo negli Stati Uniti. Comincia con la guerra dell'Europa, comincia a dire, io dedico un capitolo ai propagandisti, ma non italiani in America, anche quelli, dopo anche quelli, ma i propagandisti americani fascisti, che fanno propaganda per il fascismo in America. Dopo la guerra degli Occhi per loro diventa difficile. C'erano alcune lettere che sono interessanti, c'è questa mondo di bomba, questi che guardano male, li odiano, è una di queste propagandiste. Perché lì comincia, diciamo, poi la guerra di Spagna dà un altro colpo, anche perché qui ci stanno volontari americani, le brigate Lincoln, lì vanno i volontari americani, e
l'altra America che si mobilita, mandano, e lì molti di questi aerei investono molto sulle brigate libere, e fanno anche belle battaglie, insomma. E poi ci sono le leggi razziali. La legge antisemitica, la convergenza tra Italia e Germania viene vista. C'è una lettera che io ho trovato molto bella di un direttore di un giornale che dice al fascista del posto, che nella dire, ma perché ce l'avete con noi? E a un certo punto, questo mi risponde, dice, ma scusa, dice, ti stai avvertendo su Hitler. Dice, questi vengono qui addirittura, vogliono fare la provincia nazista in America, vogliono fare la provincia nazista, eccetera. Cioè, qui scoppierà una guerra, sicuramente. L'Italia ci sta dentro perché sta alleata con Hitler e quindi si prenderà la sua prossima legnata. E lo dice proprio chiaramente, esplicitamente, questo mezzo dell'Ernissi. E per cui a quel punto le leggi antisemitiche tenete conto che è vero che diciamo nel mondo della carta stampata ci sono molti ebrei, gli Stati Uniti di origine ebraica, diciamo. Non è che si fa dell'antisemitismo a dirlo. È molto vero che il cinema, molto cinema, c'è molta attività, e quindi è chiaro che si è andato a toccare tutta una serie di cose, è chiaro che c'è una reazione. E questa reazione si ripercuote immediatamente anche sul governo stesso, che fino a quel momento con Roosevelt, diciamo, si era barcamenato cercando di gestire i rapporti tra Stato fascista e America in un certo modo. Ma poi dopo queste cose, dopo soprattutto le leggi antisemitiche, quindi la persecuzione degli ebrei diventa proprio esplicito il conflitto e si capisce che andranno i territori di quei paesi. Quindi in questo senso la guerra d'Etiopia rappresenta, diciamo, spartiata. Adesso professore, io volevo, siccome anche tramite il web ho raccolto una serie di falsi miti, che se lei vuole ci sfata, alcuni si fanno anche abbastanza ridere, io ho raggruppato un po' assieme, miti che la gente vede ancora oggi sul durante il fascismo tutti avevano un lavoro, io leggo tra la volta, diciamo come tutti avevano un lavoro, nessuno scioperava e le donne divennero protagoniste della politica. È lunga la computazione. Se vuoi ne leggo ancora, no, ma sarà abbastanza materiale. Diciamo, accenniamo che si possa però. Sembra già falso tutto, già sì, diciamo, vabbè, non c'è lo sciopero perché il sciopero è proprietario, non è sciopero, è un fino, insomma, poi questa gente dovrebbe andare agli archivi, dovrebbe prendere per esempio il fondo confinari, con 80% di confinari erano operai, diciamo, tanto di interesse, quindi questo è proprio quello che abbiamo detto. Sulle donne, le donne è vero che in un certo senso vengono attivate dal fascismo, ma qui dobbiamo stare attenti perché il fascismo, definiamo un momentino, un regime totalitario moderno. Un regime totalitario moderno si distingue da un regime semplicemente poliziesco, vecchio, perché conta, anzi si impone contando molto sulla mobilitazione delle masse. Quindi sembrerebbe che allora è moderno, allora è democrazia, perché le masse, no, mobilita naturalmente sulle parole d'ordine con tutto l'armamentario, diciamo, propagandistico del regime e soprattutto con l'assenza totale dell'opposizione. Quindi è un discorso tutto interno. Immaginate per un momento un paese che si chiude verso l'esterno, dove verso l'esterno ci vanno soltanto Russia sovietica, non è che stiamo lontano, allora quella era una bravissima atleta, doveva andare a gareggiare, andava, ma cittadini semplici sovietici in Italia, era raro, meno che non venivano selezionati, il capo della sezione di quel paesino vendevano, andava a Carpi o andava a Rimini o a Reggio Emilia, ospite della sezione del partito. Quindi era molto, diciamo, molto selezionata la cosa. Durante il fascismo all'estero, diciamo, andavano pochissimi, andavano intellettuali già molto compromessi col fascismo, diciamo. Quindi la persona normale, comune, non è che si affacciava dal di là delle cose. Quindi tutto quello che accadeva in Italia era gestito dalla propaganda fascista.
giornali fascistizzati, quando si dice che il Vaticano era la punta del millenario della democrazia, perché aveva comprato il Osservatore Romano, cioè l'oppositore, l'antifascista, andava a Vaticano a comprare l'Osservatore Romano, cioè l'estrema razza, e poi sono pure nascondo, perché se usciva e credeva l'Osservatore Romano rischiava di avere botte, diciamo. Quindi i giornali erano fascistizzati, tutti, dal grande Cunerum, la stampa, a Messaggero, insomma, tutti. Per cui, vi potete immaginare, scrivevano sulla base delle linee del Nippon Pop. Io ne parlo molto del Nippon Pop, il Ministero della Cultura Popolare. Il Ministero della Cultura Popolare gestiva tutta l'attività intellettuale pubblicistica del paese, anzi era, come dire, importantissimo pure per il lavoro, perché se il giornalista perdeva il posto, si parla dell'albo dei giornalisti, tanto per rimanere in campo giornalista, l'albo dei giornalisti, il fatto della missione di vita, è importante, perché se usciva, se veniva radiato dall'albo, non lavorava più. Quindi ti avvertivano una volta, due, tre, se ti ostinavi a non scrivere secondo le linee, secondo, diciamo, il senso comune che circolava nel regime, finivi per essere radiato dall'albo. Radiato dall'albo significa anzietà, non lavorare di più. Già essere ammonito già era un problema del direttore del giornale, perché non sapeva più che pesci prendere, come trattasse il collaboratore, che era ammonito. Ci vedi un po', se non avevo un trattamento con me, questi possono pensare che io sono amico, no? Quindi, no? Quindi c'è un conformismo, diciamo, che è difficile spiegare, ma molto evidente, molto forte. Non era possibile il raffronto con nessun altro paese. Il raffronto lo facevano le linee del Minguppo. Allora, ma che razza di comanda è, signor Perchietto? Ma come si fa a dire, no? Se il Minguppo nasce con questo scopo, nasce con lo scopo di allineare alle direttive del regime tutto quanto, dal cinema al giornale, dalla rivista al teatro. Una sorta di bolla. Io vi ricordo che la censura, se voi andate all'Archivio Centrale dello Stato, ci sono ancora i testi dei film e del teatro passati attraverso il censore, il quale ci stanno ancora le correzioni, anche interessanti, vedete, no? La parolaccia. Oppure, no, questo potrebbe sembrare antifascista, pure via, no? Cioè, no. E vi ricordo che il censore principe del Minguppo era De Pirro, Nicola De Pirro, che guarda caso sarà il censore di Andreotti nel dopoguerra. Cioè, Nicola De Pirro sarà il censore del cinema italiano del dopoguerra. Preso, così, preso e portato là. Quindi De Pirro, il censore del teatro, era Leopoldo Zurco, che era l'amichetto del cuore del capo della polizia Senise. Anche questo non esce, quello era gay, il capo della polizia era gay, però per carità, se non lo fa in modo evidente, lasciamo perdere, anche perché poi non andava a confino, se lo diceva, no? Allora, e non era più giovane, Senise delle capi della polizia, solo il recessore Bocchini ne ha fatto ancora di più. Quindi sono cose che veramente si riesce a dire con difficoltà, sono bugie talmente enormi che di fronte alla chiamata, io ho visto Massimo Romano, e se te lo giuro, l'ho visto volare, che dici? Allora, lo sciopero. Gli scioperi cadono drasticamente, attenzione, molti sfuggono al regime. Qualche sciopero, con la crisi del 29, si fanno degli scioperi selvaggi, non è vero, che loro cercavano di controllare tutto, ma qualche volta che la soveraria, tanto, no? Perché poi la crisi del 29 non la paga mica il ceto medio. Il ceto medio è il pilastro del regime, è la classe operaria. Subito i salari deputati del 10%, quindi diciamo, e qui nel 29 ci sono alcuni scioperi, si notano, ma li trovi sulle cose,
trovi sui documenti della polizia, dietro la società. Altro che sentiamo. E a proposito del 29, un altro falso mito del discorso di Luca è che Mussolini portò avanti un paio di giù per la prima volta per il bilancio con il mondo. Quindi insomma fu, che tra l'altro non è vero che già c'era fatto più dalla sinistra storica. E poi non sembrerebbe neanche che vento sarebbe aver portato. Ma il giudizio poi aver trascinato un paese di 10 anni in guerra. Ah, sì, infatti, no, io da osservare che la crisi del dopoguerra era finita prima della nazione. Il buon Giolitti, l'ultimo governo Giolitti, aveva Mussolini quando va al governo ha una situazione che non è affatto grave. Anzi, diciamo che il risanamento era stato avviato dai governi precedenti. Si stava, questo anche importa pure. Anche no, il mito del disordine che è venuto a mettere ordine. Lo sciopero dell'occupazione delle fabbriche era finita nel settembre del 20. Giolitti, saggio, non fa intervenire l'esercito nella polizia, la fa smorzare da sé. Cioè, diceva che questi adesso hanno occupato le fabbriche, adesso aspettiamo, che fanno? Producono e poi chi le porta le scorte? Che ci fanno quei mezzi prodotti, vabbè, se vogliono divertire, noi stiamo fuori e non interveniamo. E attenzione che questa è stata una cosa che ha irritato la burghesia. L'occupazione delle fabbriche l'aveva spaventata, cioè questo non interviene a soffocare, ma lui non interviene apposta, perché era la maniera migliore per far finire tutto senza spargimento di sangue, cosa che poi avviene di fatto. Quindi la crisi del dopoguerra, quando la marcia su Roma del Ponte del 22, è una crisi che dal punto di vista economico e finanziario era, diciamo, superata. Lui non fa stimare sforzi, non fa le sue minacce. C'è un buon ministro della finanza, Roberto De Stefano, che poi è un liberista, non è nemmeno a dire che stiamo parlando di chissà che cosa. Che mette a posto qualche ponte, eccetera, sì, diciamo alla fine ottiene il pareggio, ma un pareggio che già c'era prima, che era già delle cose fatte prima. E lui usufruisce di una, diciamo, di alcune decisioni per fare queste due differenze. Proprio per questo le volevo citare anche un altro pazzo mito che viene spesso portato avanti, che Mussolini aveva inventato la previdenza sociale, quella che comprende insomma varie misure. Beh, ci sono alcune cose con cui occorre fare i conti molto freddamente e anche con un certo anche coraggio perché in effetti lui si muove, diciamo, a pastoraggio su alcune cose. Certo, c'è una classe operaia che sta pagando il prezzo, quindi diciamo in un certo senso dopo lavoro le cose chiaro si parla anche della direzione, in questa direzione, ma una certa attività nei confronti, diciamo, della previdenza sociale, ma non è solo la previdenza sociale, IRI, IMI, l'ENI, l'AGIP e la benzina, molte cose non è che possiamo prendere il regime e affondare, nemmeno metterci su una posizione di contrapposizione assolutamente totale e dire che tutto quello che ha fatto è sbagliato, perché è sbagliato, non è vero, diciamo, qualche cosa ha fatto, cioè, non è. Allora il problema è però a che prezzo e chi ha pagato, tutto è quello, perché se tu fai certe cose e poi pagare una classe, magari esattamente è una classe, e insomma, e poi vuol dire soffochi la protesta, anzi la soffochi sul nascere, non dai fiato, vuol dire, alla normale dialettica di una classe sacrificata che vorrebbe, no? Vi ricordo che i sindacati erano stati più fascistizzati, le corporazioni, no? Quindi se tu, come dire, in qualche modo soffochi e poi prendi delle decisioni che potrebbero suscitare reazioni, ma le soffochi, con un potere che è in grado di farlo, come possiamo verificare, come possiamo giudicare? Se, non lo sai,
cioè le vittime di questo, le classi vittime di questo, che non possono parlare, che poi addirittura passano per essere dei beneficiari di questa cosa, come si fa a discutere di questo? Io ho difficoltà. Resta il fatto che alcune cose che sono di fatto rientrano in una certa idea del fascismo come terza via tra comunismo e, diciamo, capitalismo selvaggio degli anni 20, e quindi in un certo senso questo non si va dietro. Io adesso ho accumulato una quantità di domande che però non potrò. No, secondo me un punto che è stato toccato, che secondo me è fondamentale proprio per la questione dei falsi miti, è la questione della libertà di stampa, del giornalismo e quindi dell'opinione pubblica. Questo per me è un punto fondamentale che a mio avviso ci lega anche ad oggi. E quindi anche alla questione di come si costruisce l'opinione pubblica oggi, del perché c'è questo consenso, nel senso è una questione secondo me importante sia storicamente che nell'attualità, insomma. E quindi mi sono sembrate molto interessanti queste riflessioni sulla propaganda e sul consenso. Vabbè, diciamo che mi è rimasta, vabbè, faccio prima una domanda storica che mi è rimasta dalla riflessione, poi passiamo magari a questo discorso spostandolo sul presente, insomma. Sulla domanda storica mi è rimasta questa questione della politica estera, cioè Mussolini fa lui un errore politico clamoroso nel farsi isolare verso la Germania in quella parte degli anni 30, oppure fondamentalmente le cose, diciamo, i processi storici andavano in quella direzione, cioè era nell'interesse dell'Italia avvicinarsi alla Germania e staccarsi da Inghilterra, Francia e appunto, qual è in questo senso la posizione degli Stati Uniti? Cioè questa è una questione che mi è rimasta come interrogativo. Sì, no, non è facile, perché il Mussolini, ci sono elementi esterni al fascismo e all'Italia che, diciamo, convergono su queste decisioni, e ci stanno poi elementi, diciamo, dinamici interni al fascismo che spingono Mussolini a certe cose. Gli elementi interni sono la necessità di posto al sole, come lui lo chiama, per affermare il prestigio di grande potenza dell'Italia. Mussolini ha bisogno di questo prestigio, ha bisogno, e quindi ha individuato nell'Etiopia, che poi è l'unico paese, diciamo, non solo rimasto, ma è l'unico paese che non è stato mai, diciamo, una colonia. Adesso possiamo dire che era un regime schiavistico, quello che vogliamo, però quello era, diretto da un epos, da un imperatore, da secoli, dai ras che lo usavano e lo, in qualche modo, come dire, controllavano le province e dipendevano da lui, una popolazione che accettava questa autorità, punto. Quindi non era una colonna, era stata una colonna, quindi era una nazione dipendente. Tant'è che poco prima, quando un si capisce che sta per essere aggredito, chiede l'iscrizione alla Società delle Nazioni. Perché? Perché la Società delle Nazioni diceva che tu non potevi aggredire un paese membro della Società delle Nazioni piena l'embargo, l'iscrizione. Allora Mussolini, da una parte, diciamo, l'errore è suo, perché vuole un posto al sole, vuole una forma di prestigio che gli venga riconosciuta dal mondo, e quindi questa avventura, diciamo, da una parte. Dall'altra c'è un'Inghilterra che con la Società delle Nazioni lo spinge a questo, c'è un'Inghilterra che non vuole questo tipo di discorso, perché l'Inghilterra teme la presenza italiana. Se vogliamo vederla sul piano dello scacchiere, se voi volete capire la politica inglese fino a un certo punto, dovete vedere la rotta all'India, la rotta verso l'India. L'India è la perla dell'impero per gli inglesi, è stata sempre, come dire, la nazione a cui, un paese a cui hanno guardato e che non doveva essere messo in discussione, la presenza inglese non doveva essere messa in discussione, perché era il più grande mercato per l'industria tessile inglese, prendevano il cotone dal lato, trasformavano e lo riportavano. E qui 300, 400, 500 milioni di anni, no? Quindi era il Pakistan, quindi era, diciamo, una grande
India. E se voi pensate alle rotte marine e la forza dell'Inghilterra, come l'isola era la flotta, cioè la potenza inglese era la flotta. Ora, se voi pensate per un momento, con l'apertura del canale di Suez, quindi la via più breve, prima si può girare per andare in India al capo di la Speranza, che se leggete il libro di Cobra del Narciso, ci sono alcune descrizioni che ve lo fanno capire. Il passaggio, il doppiaggio del capo di la Speranza era terribile, per tutte le navi. L'apertura del canale di Suez consente di risultare una politica di tutela della rotta all'India. Se pensate bene, Gibilterra, Malta, Cipro, in un certo senso Egitto, il canale di Suez, e poi nel Golfo del Mar Rosso, pensate ad Aden, da una parte, e dall'altra la Somalia Britannica, la rotta. Passato poi il doppiato usciti dal Mar Rosso, c'è cioè tutto il percorso tutto il sud dell'Arabia Saudita controllato dagli inglesi, e poi c'è il Pakistan e l'India. Quindi lì loro, gli inglesi, qui non ci devi, questa è roba nostra, cioè noi dobbiamo avere la via marittima all'India, la dobbiamo avere aperta. Qualsiasi cosa metta in pericolo questo è un pericolo che tocca in Italia. Allora, l'arrivare in, già l'Eritrea era stata accolta, l'occupazione dell'Eritrea già, insomma, però l'avevano comportata. Diciamo, lo stanziare o addirittura ingrandire a tal punto lì la presenza italiana, Etiopia, Eritrea assieme, poi Somalia, parte della Somalia, era una cosa per gli inglesi abbastanza, diciamo, tollerabile. Si capiva che miravano gli italiani a mettere anche in discussione un certo impero inglese, diciamo, una certa, e reagiscono con la società delle nazioni. A questo punto c'è tutto il mito del mare nostro, che non era nostro, come ha fatto, no? Ma qui c'è il mito di Roma, c'è il mito di Roma imperiale, eccetera, eccetera, Mussolini è abile a mettere questi miti in giro, no? A mettere in circolo. E quindi l'Inghilterra si trova da una parte a utilizzare lo strumento della società delle nazioni, in un certo senso a proprio vantaggio, e dall'altra effettivamente la causa era giusta, perché qui siamo in presenza di un'aggressione a un paese che non era stato mai una colonia, che non si voleva dire, come invece fa Mussolini, ma voi avete il vostro impero e a me volete impedire di averlo, perché l'impero inglese e francese in Africa era un impero che veniva dall'800, dal 700 in certi casi addirittura, di paesi che non erano mai stati nazioni, paesi che erano stati, diciamo, insomma, territori che poi erano diventati colonie appunto attraverso la presenza di queste potenze occidentali. Per cui la causa era giusta, ma Mussolini la fa diventare una sorta di, come dire, di ingiustizia. Voi lo volete, l'impero me lo volete anche dire a me, io ho tutti i diritti, eccetera, per cui la propaganda che mettono in giro è questa. In realtà gli inglesi, insomma, avrebbero potuto trattare, a mio avviso. In realtà gli inglesi mettono l'embargo, ma poi per fare una magra figura nel toglierlo, perché poi l'embargo gli americani non lo mettono, perché gli americani non stanno nella società delle nazioni, quindi non hanno nessun vincolo. Mentre tutti i paesi che stavano alla società delle nazioni hanno il vincolo di rispettare le deliberazioni, quindi dei 50, quanti erano 60 paesi, mettono in mano con gli Stati Uniti che lo stanno alla società. Per cui diciamo che la guerra in Etiopia la fanno, non dico col petrolio americano, ma quasi. Per cui l'America partecipa in questo senso a un'aggressione con del petrolio che danno le grandi corporation del petrolio. Così però spinge l'Italia verso la Germania? In un certo senso la spinge, perché? Perché la Germania è abile in questo, nel dire io ti riconosco certi diritti e quindi è giusto che tu do anche le armi, però come dicevo c'è più gioco, no? Dietro che c'è. Cosa che si rafforza con la guerra civile spagnola, dove partecipano tedeschi, italiani, allo stesso campo a fuori di Francia. E quindi da lì comincia poi questo abbrivio che porterà la tragedia. Però gli americani in questo caso non si muove tanto il governo, si muovono le corporation. Qui occorre fare anche chiarezza su una cosa. Il governo americano non aveva questo grande potere, se no
non quello appunto della legge antitrust che fa. Ma non è che la corporation americana è una sorta di paese del paese, cioè i bilanci di una corporation americana sono i bilanci di un paese di media grandezza. Cioè la corporation ha una politica estera che può benissimo prescindere dalla politica estera del governo federale. Quindi quando decidono di portare il petrolio, di dare il petrolio per la guerra, sono corporation che decidono di partecipare. Non è che il governo americano faccia grandi sforzi per dire di no, però diciamo che si muovono con una certa autonomia. Quindi l'America, di fronte all'aggressione all'Etiopia, bisogna vederla in due modi. C'è un'America di base della popolazione, diciamo, che è favorevole e simpatizza per l'aggredito. C'è una parte dei giornali molto importante anche che partecipa contro l'aggressione. Poi c'è un governo che si imbarca bene, diciamo, già però tendenzialmente guardando con simpatia la Etiopia, anche perché c'è una popolazione nera. Attenzione che molti di questi corrispondenti che vanno giù e che parteggiano per l'Italia, cioè, la loro coscienza spesso è razzista. Non è che questi hanno, cioè, questi vanno, alcuni di loro accettano l'idea del razzismo come categoria interna al loro paese. Quindi quelli sono i neri, gli etiopi, i neri, e questi sono i bianchi. Ci sarà due o tre di loro che lo diranno, si faranno propagandisti della giustezza della guerra d'Etiopia, torneranno questi giornalisti negli Stati Uniti, faranno delle conferenze, addirittura gireranno il paese con l'ambasciatore che è tutto soddisfatto, spia Mussolini, questi ci stanno facendo una propaganda incredibile, perché che cosa dicono? Ma tutto sommato l'Etiopia un po' di anni di dominio bianco, perché questi sono schiavisti, perché questi poi alla fine mettono un elenco di posti. Il punto fondamentale è quello, comunque, un paese che ha una sua autonomia e che quindi viene aggredito, gli viene tolta la libertà di essere autonomo, nessuno torna. Guardano tutti gli aspetti, no? Ci parlano 200 dialetti, non si capiscono tra di loro, mille tribù che sono in guerra tra di loro spese, eccetera. Insomma, fanno degli elenchi. Questa propaganda è molto efficace perché viene fatta da gente, il lettore americano è molto sensibile a questo, di quello del giornalista che sta scrivendo sul posto, e quindi sta riferendo quello che vede, e quindi loro hanno un buon gioco a dire questo. Però vorrei dire che c'è una parte importantissima del giornalismo americano che invece è appunto. Allora ecco, l'America con la guerra d'Etiopia si spacca in due e comincia questo lungo viaggio verso l'antifascismo lento.